Nuovi investimenti per Progetto Vita. L'interesse di un'azienda americana per l'eccellenza piacentina è stato annunciato a Nel Mirino su Tele Libertà dalla cardiologa Daniela Schieri. Razzia di carte d'identità. Furto agli uffici comunali di Via Beverora, dove i malviventi hanno eluso il sistema d'allarme per rubare i documenti. Indaga la polizia. Un etto di coca sull'auto. Arrestato al casello di Piacenza Ovest un 29enne albanese residente a San Giorgio. Intensificati i controlli dei carabinieri. Giornata del volontariato. Sono oltre 20.000 i piacentini che dedicano il proprio tempo agli altri. Le associazioni attive sono 351, tante le iniziative in vista del Natale. Big match al Garilli. Domani alle 14.30 la capolista Piacenza affronta l'Ecco dell'ex mister De Paola, secondo in classifica. Franzini dice non finirà 0-0. Pro Piacenza in trasferta contro Renate domani alle 17.30. Sitav Lions, prima vittoria. Rugby eccellenza, gli uomini di Bertoncini hanno espugnato il campo dell'Aquila nello scontro diretto per la salvezza.